Palermo sta lavorando alla sua ricostruzione e i segni che fanno ben sperare per il futuro ce ne sono diversi. Ne è convinto più che mai Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo da appena una settimana. Palermo, una città dove non mancano certo le emergenze e dove molti chiedono aiuto proprio alla Chiesa. L'orefice, come fatto durante il suo insediamento, cita ancora l'articolo 3 della Costituzione e rivolge il suo monito ai politici. Insieme, dice, possiamo risolvere i problemi. Lunedì incontrerai senza casa, annunciando l'intenzione della curia di ospitare 20 famiglie, anche se l'emergenza abitativa richiede soluzioni ben più radicali. Io non è che sono, diciamo, il salvatore di Palermo, assolutamente. Cioè, capisco che però il potere dei segni che hanno una forza evocativa del bene che c'è nella gente, evocativa della speranza, evocativa di un cammino che si può fare insieme. Io se debbo descrivere, ecco, quello che ho percepito, lo percepisco in termini di un segno che evoca il desiderio di bene che c'è in una città. Mi hanno fatto una domanda i giovani. È una città dalla quale noi giovani dobbiamo scappare perché non troviamo lavoro. Come fare a non scoraggiarsi? La Chiesa che cosa può fare? Io ho risposto di nuovo a suon di Costituzione. Non dimentichiamo che siamo nella nostra Sicilia, che a volte ha questa tentazione di piangersi addosso. E invece, se ci mettiamo insieme, abbiamo intelligenze, potenzialità, abbiamo una città di Palermo, io comincio a gustarla, ma è una capitale. Io non la conoscevo così Palermo, è una capitale Palermo. Cioè, ma lo dico con semplicità, cioè, ma è la verità, cioè ha tutte le prerogative ed è veramente il cuore del Mediterraneo ed ha una storia. Di inclusività, una storia di incontro di culture, di intelligenza, di potenzialità. Questa è la strada, nella semplicità, nel silenzio e soprattutto, vorrei ribadirlo, nella rettitudine della mente e del cuore. La rettitudine, oggi c'è bisogno di questo, di rettitudine, compreso anche negli ambienti ecclesiali. C'è bisogno di rettitudine, c'è bisogno di riappropriarsi di stare in mezzo alla gente. Non possiamo continuare a stare o nei palazzi ecclesiastici o nei palazzi, diciamo, della politica. Ma il problema è a monte. È bello che ci sia anche il sindaco. Qui è il momento di metterci insieme, perché se io posso alloggiare, e ci riusciremo, 20 famiglie, ma qui ci sono... non ci sono 20 famiglie, quindi è un problema che ci dobbiamo mettere insieme a trovare soluzioni serie.